Io voglio parlare. I want to talk with Morgan. Captain. Ah, vabbè, ma allora scusa se parte così, cioè. Captain ha detto. Ok, sorry. I want to talk with the Captain Morgan. E lo diceva anche Jack Sparrow, Capitan. Capisci la nostra lingua? A little bit. Sì? Hai capito quello? Credo di sì. Hai nascosto qua il tuo tesoro? Ti sei nascosto qua? Una donna ha detto vattene. Magari Camilla? Sai che ho pensato la stessa cosa? L'hai lasciato qualcuno il tuo tesoro? E se il suo tesoro fosse stata una donna? Una discendenza? Vero! Qua vicino c'è una città che si chiama Morgani. E tutti pensano che sia legata a Morgan. Sai, non una specie di santo Graal, nel senso. Quindi scusate, raga. Camilla. È un'ipotesi, eh. Ok. Ma a sto punto potrebbe essere una figlia. Più che una moglie. Brilla. La figlia è un vero tesoro. Dimenticato. Non genera detto. Che ne sai? Magari il suo più grande tesoro era quello. Magari aveva anche lui il cuoricino. Sarebbe interessante googlare, cercare qualcosa, che qua non si prende niente, capito? Quindi riusciremo a capire solamente quando torneremo a casa. Eh sì. Però possiamo tentare. Was Camilla your daughter? Io una parola in italiano l'ho capita. Cioè? Certo. Sì, ma non molla un secondo, eh. Non molla. Cioè, raga. Sono vecchia. Sono vecchia. Sono vecchia. Ma sei Camilla? Stiamo parlando con Camilla? Sì. Eh sì, ha detto sì, raga. Sì. Vuoi dirmi che lui è venuto qua e il suo tesoro fino adesso era sua figlia? Raga, io non voglio dire, ma guardate l'M1. Cioè, da quando abbiamo fatto st'ipotesi. Cioè, brilla come se qua ci fosse un'antenna. Di Camilla Morgan. Ma tanto per sapere, dei quattrini te li ha lasciati lo stesso o no? No. No. No, no, t'ha risposto! Palle! T'ha risposto! No! Oh, incredibile! E tu vivi ancora qua? Possiamo parlare con tuo papà? Your father? Guarda che ha detto. Cambiata la voce. Ok. Io dei brividi. Puoi farci parlare con tuo papà? Sei qui? Morgan? Captain? Dimmi. Ora? Forse. L'assonanza era quella. Morgan, tu dove vivi ora? Guarda.
Vivi con Camilla? Voltatevi? Forse sì. Ma voltatevi, siamo a cerchio. Dove sei in questo momento? Me lo puoi dire? Ok, sì. Dimmelo. Donna. Dove sei? Lassù. Va, puntate le torce su. Se vedo qualcosa muoio. Scappo via. Sei a una finestra? Sì. Ok. Foto. Ok. Simo, posa un attimo la telecamera. Fai delle foto, per favore, fai delle foto. Ma ragazzi, ho spunto qualcosa. Però... Hai la full? Hai la full? Non lo so, aspetta il controllo. Se ce l'hai. Se no scatti delle foto col cellulare. Scatta col cellulare. Scatta col cellulare. Metti l'esposizione lunga. Paga. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Cosa? Paga. Cosa? 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 Oddio! Cosa? L'hai sentita? Sì? Cosa? L'hai sentita? Cocchio, raga. Ma cosa l'hai sentita? Una voce ha fatto... Dove? Là! In là! Ho sentito qualcosa io. Ah! Sei qui davanti a noi? Cercami. Dove? Posso farti una foto? Ti puoi far vedere? Io provo a farti luce, Debbie. Sì, infatti, grazie. Di sotto. Di sotto. Ha detto. Ma poi sarà lui o lei? Avete a sapere. Voglio vederti. Morgan. Camilla? Dove? Guarda qua. Vedi che non c'è niente. Ok. Che cacchio è quella roba lì? Bianca. Guarda, va anche su nel nero. Sì, esatto. È quello che mi fa più. Si prolunga strano. Qua. È un'aureola bianca. Guarda, qua non c'è niente. Ok. E qua c'è una roba bianca. Va anche su nel nero. Va anche su nel nero. Ah già, è vero, quella è da controllare. Quella da controllare, sì. Quando arriviamo a casa voglio controllare Camilla. Se troviamo qualche... Porca miseria, perché ride? Non lo so. Sembra quasi morire, eh. Tanti auguri, sai perché secondo me non c'è niente su di lei. Una specie di figlia... Qualcosa qua. Una figlia segreta allora. Sì. 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 Mamma mia raga, però che roba sbalorditiva. Sì, cioè voleva portarci lì, eh. Fin da subito. Ma
magari tutti è per quello che hanno cercato sto tesoro, non hanno mai trovato niente, perché magari era una persona. Ma la discendenza è un tesoro. Certo. È solo che nell'immaginario comune, appena parli di tesoro, ti aspetti lingotti d'oro e robe varie. Però effettivamente per chi lasciarla? Cioè, perché lasciare un tesoro in una città abitata? Non ha senso. Cioè, un tesoro lo metti dove non c'è nessuno, capito? Ma quando lui... La leggenda vuole che lui è venuto qua quando era già disabitato. C'erano solo più tre famiglie. Ok, tre famiglie. E se fosse venuto qui in realtà a lasciare proprio sua figlia in mano a queste tre famiglie? Oh mio Dio. Crescendola come se fosse vostra. Un tesoro non ha senso lasciarlo a tre famiglie. No, è vero. No. Quello è vero. Non lasciare nessuno, capito? Lasciare un bimbo invece lasciare sì. Lasciare una figlia, sì. Hai la necessità di lasciarla a qualcuno. Sì, più che altro perché magari lui proprio perché era perseguitato dalla legge, una serie di cose. Beh, sarebbe stato pericoloso. Sì, sarebbe stato Chi pericoloso. Meglio poteva occuparsi di una bambina? Se non tre famiglie rurali che erano rimaste. Esatto. Raga, documentiamoci. Qua deve essere proprio interessante andare a casa e controllare sta roba qua. Ma anche voi ragazzi, se sapete qualcosa, avete qualche informazione, provate a googlare, perché più persone, più cervelli, più trovano informazioni. Magari semplicemente una nostra intuizione, una nostra... E poi non vuol dire niente, teoria. Però è interessante però, come teoria. Facciamo, esatto. Facciamo unione, che sì, fa sì. La forza, come esatto. Si dice. Andiamo verso la macchina. Ma sì. Teniamo le videocamere accese, sì. Non si sa mai. Assolutamente. Comunque c'è tutto anche là dietro, c'è sì, sì. Di roba. Ce n'è. Sembra un terrazzino. Bravo. Questo è quello che fa più ansia. Sì, questo. Fa un po' di ansia, qua. Sì. Guarda l'M1. Qua parte. Cioè l'M1 qua, bon. Va a rosso. Qua sempre sul rosso. No. Secondo me... Dà un'energia pazzesca questa roba. Oh! Guarda la miseria! Hai visto quando stavamo per uscire? Quando stavamo per uscire? È caduta una roba. Ragazzi. Dalla torre, via dalla torre, raga. Io non ho visto proprio niente. Raga, via dalla non torre. Non hai sentito la botta all'uscita. No, io l'ho sentita. Io ho visto lui saltare di un metro. Io non ho visto assolutamente. Dalla torre, raga. Dalla torre? Sì. Non lo so. Io stavo per dire, adesso vediamo se l'M1 smette di brillare quando già ne esce. Perché ti ricordi che non aveva fatto niente quando sei entrata ha cominciato a brillare? Sì. Sì. Quando ho pensato sta roba ho sentito sto tonfo. Ma hai visto cosa è accaduto? No. Una pietra! Non lo so, penso qualcosa. Però il tonfo era da qua. Sì, sì, sì. Da sabbia. Da sabbia. Però quando Gian stava per uscire dal portone. E guarda come brilla. E secondo me arrivava dalla torre. Secondo però me questo è di violenza, di rabbia. C'è come se qualcuno dice... Cos'è stato un verso? Sì. Andiamo. Però chi è che non vuole? Perché magari non c'è solo lui, non ci sono solo loro. Sai quante... No, magari... non vorrei che qualcuno non volesse che questo segreto venisse a galla. Vabbè, cioè... Ci vede come una minaccia, ma noi non siamo una minaccia. Ormai sono altri 100 anni. Ma che punto. Oppure sono quelli che stanno difendendo... Ok. Le anime di coloro che magari difendevano una volta il castello, non lo so. Andiamo, perché se ci arriva qualcosa in testa no, non no, mi no. piace. No, in testa no, soprattutto pietre. Sto pensando, una pietra in testa la mia fobia. Ma toh, che botta. Raga. Che esperienza, bella. Bellissima. Però. Veramente bella.
sono curiosa di fare ricerche adesso. Sì, andiamo ancora a fare due ricerche. Yes. E vediamo cosa salta fuori.